Buongiorno, zoom zoom ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, siamo a lunedì 24 giugno, sono le 5:15 del mattino, sto uscendo, cominciamo la settimana insieme, turni di mattina raga, stamattina mi sono svegliato proprio bene. Non c'è freddo, sono 17 gradi in questo momento, quindi sono uscito in magliettina, meno male. Andiamo ad affrontare una nuova settimana di lavoro prima delle mie ferie, a altri 8 giorni di pausa raga. Domani è l'ultimo giorno per bloccare l'hotel a Lindau, ma ho guardato le previsioni e il tempo dovrebbe reggere ragazzi, quindi ciao uccellino e quindi non cancello nulla e si va a Lindau lunedì prossimo, esattamente una settimana d'oggi raga. Poi sarà una settimana anche di preparazione per la valigia, ovviamente per 2 giorni, però bisogna portare tutto l'occorrente senza dimenticare nulla, quindi la faremo insieme. E niente, sono contento, dai. Adesso appunto vado al bus, come sempre io cammino come se facessi una maratona, ma perché ho le gambe lunghe. In realtà ho tutto il tempo, raga, ho ancora 10 minuti. Qua un insetto mi è venuto sugli occhiali. Io corro sempre, ho il passo veloce, quindi ok, sì, sapete che ormai al semaforo all'incrocio c'è la fermata del bus, quindi sono già arrivato in un minuto, ma come vi dicevo corro come un pazzo, non ce n'è bisogno. Poi vi racconterò come ho passato il fine settimana, ovviamente il sabato sera solo e tutta la domenica ieri. Racconterò tutto, vi farò sapere tutto. E niente, adesso andiamo, vediamo un po' cosa ci aspetta il lavoro. Lunedì c'è una grande preparazione perché dopo il weekend non c'è più niente nel banco, quindi bisogna tagliare e preparare tutto. Ma oggi siamo in 4 stamattina, quindi nessun problema, dai, così passa veloce la mattinata. Vi ringrazio per la live super improvvisata di domenica sera, che è stata breve ma divertente, con piccoli problemi di YouTube, come sempre. Le prossime cambierò metodo perché non mi è proprio piaciuto come YouTube gestisce le live, ma ne riparleremo. Quando esco alle 2 raga torno subito a casa, devo fare mille cose senza fermarmi, cioè nel senso che torno a casa non mi metto a letto perché devo fare mille cose e mi farete compagnia. Vi mando un bacio, ci sentiamo alle 2 fra poco più di 8 ore, 9 ore anzi. Eccomi raga, sono passate un po' di ore da stamattina, sono le 3:15, arrivo a casa, guardate che bella giornata, c'è caldo però piacevole perché c'è il venticello, sono 25 gradi, e adesso vi racconto com'è andata la giornata e cosa ho fatto il fine settimana, anche se secondo me tra Facebook e Instagram avete visto che cosa ho fatto. Non so se riesco a mettervi una clipina qua, ma perché molti non hanno i social, magari faccio uno short prima del vlog. Bene, adesso arrivo a casa, devo fare mille cose. La prima cosa raga, non vado neanche su, ma scendo giù a mettere una lavatrice di tappeti e poi chiacchieriamo.
Raga, cosa vi ho appena detto? Non salgo neanche su a casa, rivado giù subito a mettere la lavatrice ed ecco i tappeti. Non mi faccio le scale su per niente che potevo riscendere. Sono a casa, raga, sono salito senza pensarci. Mannaggia me alla mia testa di Paolino. Aspettate che chiudo un po' perché qua batte il sole. Quanto sono, non cambierò mai, raga. Chi non ha testa ha gambe, diceva mia mamma. Quindi adesso, dopo aver fatto un po' di buio, Paolino, perché non hai abbassato le tapparelle prima e poi chiacchieravi con i tuoi amici che lo stai facendo venire mal di testa? Ok. Adesso, raga, scendo subito. Poi vado a piegare la roba, mi lavo i piatti, sì, perché ieri non c'avevo voglia di lavare i piatti, sono anche un bel po', e poi torno, eh. Guardate che caldo che fa, guardate che caldo che fa. Comunque mi hanno detto tutti che mi sono abbronzato. Meno male, dopo 20 anni che non prendevo sole, mi sto abbronzando. Ma ciao, mi sono alzato dalla sedia, grazie dell'attenzione per prima. Allora, raga, cosa è successo? Io vi ho salutato sabato mattina con lo scorso vlog, quindi sono andato a lavorare. Alla sera, appunto, ho avuto la chiusura lavoro sabato. E poi verso le 7 così mi sono visto a lavoro mio amico perché non doveva venire, invece mi ha fatto una sorpresa, ha detto "Eccomi qua". E quindi gli ho detto "Ciao, come stai?". E allora ho capito. E quindi è stato con me sabato sera, abbiamo visto un film. Lui ha mangiato, sgranucchiato qualcosa, io sapete che non c'è, non mi sono bevuto il caffè. Poi appunto abbiamo visto un film. E poi abbiamo visto un film che si chiamava Lo Zoo, La mia vita è uno zoo, qualcosa del genere su Prime, su Amazon, molto carino, con un attore che è diventato grande, per non dire invecchiato, Matt Damon, mi sembra, sì. Un film davvero carino, ve lo consiglio, di un papà. E quindi poi il sabato sera è passato così. Mentre domenica abbiamo dormito, abbiamo fatto colazione, poi ci siamo fatti una bella pasta, ho fatto un sughettino spettacolare, raga. Il mio sughettino super alla Paolino, un sughettino rosso, con il passato di pomodoro. No, con il passato, con i pezzi di pomodoro, con i pelati, perché a me non piace la passata di pomodoro, mi piacciono i pezzi, i pelati interi, oppure quello tagliato a dadini, che adesso non mi ricordo come si chiama, ce l'ho forse ancora. Questa qui, oro di Parma, sì, questo a pezzettini, molto buona, raga. Ci ho messo della cipolla, del basilico, l'ho fatto andare un attimo, un po' d'olio, poi parmigiano sopra, la fine del mondo. Poi sono venute, perché avevamo organizzato per il fiume, per andare al fiume con mia zia, mia cugina, le bimbe. Mia mamma non poteva, però c'era un tempo incerto, anche se dopo è uscita comunque un'afa, un caldo, ma questo è un discorso a parte. Siamo andati al parchetto qua dei bimbi. Che però anche per i grandi è bello perché comunque anche noi abbiamo giocato appunto. Vi dicevo prima che forse metto uno short su YouTube per chi non ha i social, ma su Facebook e Instagram ho pubblicato la storia io con il mio amico che giocavamo sulle giostre praticamente. E allora ci siamo divertiti così, abbiamo fatto un picnic, cioè patatine, bevuto qualcosa, insomma è stato un bel pomeriggio. Poi siamo tornati a casa, ci siamo fatti la pizza tonno e cipolla, quella surgelata ovviamente che è buonissima, della Gustavo per chi abita in Germania. È buonissima, costa 3 euro, non costa 18 come quella della pizzeria. Certo, voi direte, quella della pizzeria è quella della pizzeria, sì, raga, però ogni volta 18 euro alla faccia. Va bene quella surgelata, mangiarla almeno più spesso, poi quella lì ce la teniamo per le occasioni, insomma. E niente, quindi ho passato così la domenica. Domenica sera c'era la partita della Germania, io ho visto un po' pochi minuti, poi sono andato a letto perché stamattina mi svegliavo presto. Sono uscito alle 5 e un quarto, lo sapete, mio amico invece è rimasto qui e poi è andato via alle 8 e mezza, credo perché poi ha le sue cose da fare, ovviamente in settimana, anche lui impegnato, quindi ecco, è passato così il fine settimana. Il regalino di Fabio è stato veramente una sorpresa. Ah, poi domenica sì, domenica dopo cena, raga, non so se ve ne ho parlato stamattina o in una delle clip che ho girato prima, abbiamo fatto la live. Ma super la sorpresa, mi dite Paolo avverti, ma se io preparo la live poi succede sempre qualcosa. Quindi avevamo cenato,
C'era un caldo pazzesco quella sera, raga. Ieri sera, aumentata l'umidità, non si respirava, infatti mi si appannavano gli occhiali. E quindi il mio amico ha detto: fai una live Instagram. Io ho detto: no, non ho voglia, Sarko. Poi mi è venuto in mente, perché non era tardi, abbiamo cenato presto, erano le 7, 7 meno 20, 7 meno un quarto, se non le 6 e mezza addirittura, adesso più o meno. Facciamo che erano le 7, diciamo, quando ho fatto la live. Quindi io ho detto: ma sai che c'è? Una live sì, però la faccio su YouTube. L'ho aperta così veramente in 448 con quel nuovo metodo di YouTube che non mi piace, raga, userò StreamYard di nuovo per le prossime. E quindi abbiamo fatto la live, si è mostrato anche mio amico, è stato divertente. Poi c'erano tre, io non so neanche se chiamarli haters, raga, c'erano tre rompiballs, che però io non banno perché comunque fanno moneta. Anche loro mi visualizzano e guardano le pubblicità. Quindi va bene, ho cancellato, ho bloccato qualche messaggio, poi non ho risposto, è andata. Anche loro sono non i benvenuti, però possono partecipare, insomma. Se esagerano c'è sempre il ditino che cancella o blocca. Bene, quindi davvero, davvero sono stati bei giorni. Adesso questa settimana io lavoro di mattina, ma non tutta la settimana, raga. Lavoro oggi lunedì, ovviamente sì, ho fatto la mattina, domani faccio la mattina. Mercoledì sono libero, devo andare al controllo. Aspettate che metto le magliettine qua, quella del calcio che poi devo darla perché è un regalo. Dicevo, mercoledì sono libero che devo andare a fare il controllo dal dottore alle 10:30, ma poi non devo fare nient'altro. Giovedì faccio la mattina e venerdì sabato le chiusure perché c'è un collega che non può venire, quindi l'ho sostituito senza problemi. Sabato in realtà lo sapevo già che dovevo fare la chiusura, ma oggi si è aggiunto il venerdì, non fa niente, va bene così, tanto io da lunedì, anzi già da sabato sera io sono in ferie, raga, per 8 giorni non si parlerà di lavoro, quindi e sapremo e sappiamo dove andiamo insieme, raga, che bello. Non cancello l'hotel, ho tempo fino a domani a mezzanotte, ma non lo cancello perché ho voglia di andare lì e il tempo regge comunque. Bene, quindi, dicevo, domani sera che ho la mattina, alle 2 esco, quando torno da casa vado ad Aldi, perché adesso devo comprare qualcosina, mi faccio la lista della spesa, tipo l'insalata, lo yogurt, l'anticalcare per la doccia. Mi devo ricordare che devo fare una pulizia super pulente al bagno. Adesso io ho già preparato il taccuino qua per scrivermi la lista della spesa. Poi di scorta un latte d'avena perché ne ho uno che è nuovo, però uno di scorta mi serve. E poi in settimana penserò anche a portare sulla valigia per cominciare a riempirla, anche se sono 2 giorni, la voglio preparare bene. Bene, questa sarà la mia settimana. Per dispetto, non sono andato a fare la lavatrice di tappeti, per dispetto, la faccio domani, non me ne frega niente, tanto poi mercoledì sono a casa. E poi vabbè, questo è, volevo raccontarvi tutte queste cose. Oggi la mia collega è andata via, un'altra, lei non era da tanto da noi, però ha già fatto 6 mesi, mi sa. Ma mi era affezionato tantissimo anche lei a noi e che non ho pianto, raga, ma mi stava scappando e lei si è commossa. Ho trattenuto veramente le lacrime, mi è dispiaciuto troppo. È troppo triste, è troppo triste. Però va bene. È quella collega che va a lavorare in un altro supermercato qua della mia città. E adesso posso dirvelo, lei mi ha detto: vieni, vieni con me che ti pagano meglio, è più bello. Ma io, raga, non me la sento ancora. Io sto bene dove sono, i problemi ci sono dappertutto, lo stress c'è dappertutto, io sto bene lì. Adesso a ottobre faccio 2 anni, vediamo come sarà il contratto nuovo, raga. Non mi sposto per il momento. Poi, in futuro, qui è bello di. Che puoi uscire dal il bello di qua è che puoi uscire dal lavoro e entrare da un'altra parte. Io se voglio domani vado qua a Netto, vado ad Aldi a lavorare, vado dappertutto, ma non me la sento ancora. Voi avete passato con me il cambiamento che ho fatto dalla gelateria, da Nit Now, insomma. Sto ancora metabolizzando, quindi per ora sto bene così, andrò a trovarla perché posso andare, si chiama Reve quel supermercato, posso andare a trovarla qua nel mio paese, appunto, vicino alla stazione.
anzi, sicuramente andrò a trovarla. Lei comincia il 1° luglio e poi la vedrò lì, insomma. Bene, adesso sono fatte le 3:30, io vado a lavare i piatti, sì, quelli che da pigro non ho lavato ieri, ve l'ho detto, ma non me ne frega, sono sincero io. Potevo dirvi che li avevo lavati, no, sono ancora lì e li lavo adesso, perché domenica me la sono goduta. Quindi, andiamo? Dicono che parlando si consumano calorie, quindi parliamo, parliamo. Vi mando un bacio, ci sentiamo poi dopo, eh? Dopo che io ho fatto tutte le cosine, che siamo più rilassati, mi vado anche a rasare la testa perché già troppi capelli ne ho. La barba l'ho fatta stamattina con la macchinetta sotto la doccia, infatti si vedete più corta. Sono contento che mi dicono che sono abbronzato, perché io veramente sono anni che non prendevo il sole, perché non avevo mai tempo stando dentro la gelateria dalle 8 di mattina alle 11 di notte, quindi adesso un pochino quest'anno mi sto dando la pazza gioia. Ci sentiamo dopo. Ciao, lo sapete che io ve lo devo far vedere, raga, subito ve lo devo far vedere che ho pulito la cucina, perché io se lavo i piatti e pulisco la cucina non ve lo faccio vedere, non manca quella soddisfazione in più, quindi vi devo far vedere che è tutto pulito. Ecco, non c'è un bicchiere, una forchettina sporca, raga. È tutto in ordine, guardate la mia listina della spesa lì che si sta scrivendo, si scrive da sola perché io comando e lei scrive. Ebbene, adesso sono le 4:10, non so se dire sono già le 4:10 o sono solo le 4:10, quindi cosa faccio? Preparo il sacco da portare giù, però mi vado a tagliare un attimo perché non mi sono ancora seduto e dopo continuo, vado a tagliarmi i capelli, poi dopo porto giù l'immondizia e continuiamo poi a chiacchierare noi, eh. Mi raccomando, ci vediamo tra pochissimo. Bellissima giornata. Bellissimo pomeriggio, insomma. Ciao. Raga, allora, qua ci sono i rumori della cucina tra il tofu che frigge. Guardate qua, con le verdurine, il mio tofuino. Il tofulino, il mio tofulino. Poi qua c'ho uno sgombrettino. Scusate, stavo morendo. Il mio sgombrettino, il mio tufolino, e ho fatto anche i paninettini con la farina integrale, quelli in tazza, veloce veloce. Guardate i panini al cucchiaio, che bellini, sono integrali. Bene bene, buona cena, è da colazione che non mangio, raga, sono le 5:30, ho dormito anche mezz'ora, tra poco mangio. Buonasera da Radio 105. Allora, sono passate da un po' le 8, sì, sono passate da un po' le 8 di sera. Aspettiamo, aspettate che guardiamo esattamente che ora è. Dov'è l'orologio? Oh, 8:30? Mi sembra di leggere 8:30, io lo vedo al contrario. E quindi tutto a posto, io ho cenato. Ho fatto la barba, ho fatto i capelli, sono rasato, sono qua sdraiato nel divano, come vedete il mio panorama è questo, guardo sempre YouTube, questi sono i miei piedini, c'è caldino, ho ancora le serrande abbassate perché picchia un sole bollente ancora a quest'ora, anche in camera da letto, poi prima di andare proprio a dormire solleverò tutto. Il bello, raga, è che questo lato della casa c'è l'ombra subito praticamente dopo il primo pomeriggio, quindi aprendo la finestra entra l'aria fresca che scende giù dalla collina. Quindi io apro lì, ma prendo anche il bagno perché non prende il sole, questi due lati, quindi gira l'aria e si sta bene, devo dire la verità. Ecco, quindi sono fortunato che forse per quello non hanno messo le serrande qua, non so, raga, ci sono solo qui perché qui il sole praticamente dal mezzogiorno in poi picchia fino ad adesso alle 9 di sera, insomma. Secondo me il motivo è quello. E qui invece non c'è, solo di mattina presto, ma non è caldissimo. Quindi aprendo questa finestra, per quello ho tolto le piante, gira l'arietta. Bene, bene, bene. E a questo punto vi do appuntamento a domani, raga, che continueremo questo vlog del martedì sera. Un bacione. Non so se voi guarderete l'Italia, sta giocando l'Italia. Tra un po' giocherà l'Italia, raga. E non, sicuramente voi la guardate, io magari
La vedrò nei primi minuti e poi vado a letto. Domani saprò il risultato, che voi già sapete. La Germania ha pareggiato, proprio alla fine credo si sia salvata, insomma, passerà il turno, penso di credere. A domani. Ma ciao ragazzi! Allora, sono qua nella penombra, al freschetto, freschetto per modo di dire, perché chiacchieriamo un attimo. Allora, ok, ci siamo. Intanto vi devo far vedere due cosine, e poi vi racconto finalmente cosa ho fatto il fine settimana. Niente di eccezionale, ma adesso ve lo racconto. Allora, intanto grazie anche pubblicamente, perché in privato ovviamente l'ho già fatto, a Fabio, che mi ha mandato questo super regalino, 60 pennarelli, penne colorate, troppo troppo belle, le ho già provate, sono hanno un tratto fine fine, guardate quanti bei colori che ci sono per le cartoline. Mi ha scritto, adesso vi leggo anche il bigliettino, ma sono bellissime, hanno proprio una punta super sottile, spero che riuscite a vederla, scrivono benissimo. È un regalo da Fabio, appunto, per rendere le tue cartoline, i tuoi biglietti, insomma, la tua vita sempre più colorata e allegra. Buona estate da Fabio, grazie mille anche a te. Quando ho ricevuto questo pacchetto sabato sera, raga, ero così, ho detto, ma non è possibile, perché non ho ordinato niente da Amazon, era un pacchetto Amazon. Poi un pochino l'ho pensato, è a Fabio, che mi fa sempre queste sorprese. E poi in effetti ho letto il bigliettino ed era lui. Grazie mille, ripeto anche pubblicamente. Raga, si stanno avvicinando le mie ferie? Lo sapete che le mie ferie come vanno a finire? Mi fa male il ginocchio, cioè sento già il dolore. Oggi non faticavo a camminare, però sentivo già qualcosa. Per carità, aiutatemi voi, accendete le candele di San Gennaro se siete di Napoli, di San Nicola se siete a Bari. E non lo so, gli altri santi, accendete le candele perché no, no. Ok, manca una settimana. Poi vi faccio ancora vedere. Sì, è il momento sponsor, raga. Tidi, sponsor, un altro completino da calcio. Sì, è sempre della Juve perché questa volta a questo giro dovevo fare dei regalini, raga, quindi ne ho approfittato e sempre della Juve, questa è una misura L. Allora, parlo di calcio, di magliettine di calcio, abbigliamento sportivo, siamo a tema, insomma. Vi ricordo il mio codice sconto Paolo, me lo scrivo qua, Paolo, usatelo sul sito che vi metto qua sotto. Mi raccomando, andate a comprare qualcosa, andate a visitarlo, usate il link che c'è qua sotto nell'info box, c'è il link diretto, c'è tutto spiegato, perché mi hanno detto: ma i tuoi amici non hanno ancora comprato le magliette, Paolo. Andate a vedere, no, so, solo se vi servono ovviamente, ma ve le consiglio veramente di cuore perché sono bellissime, sono fatte bene, lavate e rilavate dalla scorsa collaborazione, raga, sono sempre uguali. E questa è della Juve ovviamente perché ormai questa trilogia farà parte solo della Juve, di questa trilogia farà solo parte la Juve, quindi guardate quanto è bellina questa. Questa è una L. Vi ricordo di magari di prendere una misura in più, soprattutto se avete la XL o 2X, perché tendono ad essere più piccoline. Vi faccio anche vedere qua tutte le cuciture, tutto quanto, ma non c'è problema, vedete qua. E abbinata a questa c'era. Avete il 10% di sconto, col mio codice Paolo. Comunque, ve lo ripeto, ve lo scrivo comunque qua da tutti i lati. Guardate, c'era anche il pantaloncino. Questi, ovviamente, io non capisco, non so, non me ne intendo, ve lo dico sempre. Di che se giocano fuori casa, a casa, con questi colori, non ho idea, però c'è anche il pantaloncino abbinato. Ecco qua. Quindi, mi raccomando, andate qua sotto, in questo link, però c'è il link diretto. Usate il mio codice Paolo se volete acquistare qualcosa. Parola mia che è tutto ottimo, non vi pentirete. E approfittiamo, perché adesso arriva l'estate, si va a giocare a calcio, i vostri mariti, i vostri figli vanno a giocare a calcetto, a calcio. Fateli un bel regalo perché avete visto anche i completini dei bambini. Vi farò vedere martedì prossimo uno nuovo dei bambini. Insomma, mi raccomando, andate.
nel sito e andate a acquistare qualcosina col mio codice sconto Paolo. Se volete, ovviamente. Se non vi interessa, saltate questa parte. Grazie allo sponsor, grazie anche a voi. Adesso vi mando un bacio. Ci sentiamo tra pochissimi secondi che chiudo qui lo sponsorizzazione e vi racconto di me. Buongiorno a tutti, ciao raghi. Sono le 5 meno un quarto di questo martedì 25 giugno. Allora, io ho fatto colazione, mi sono poi rimesso un attimo a letto, ho guardato il telefono, ho messo il buongiorno. Adesso devo andare in doccia, raga, e poi sono pronto. Sapete che quando faccio le mattine non devo cucinarmi il pasto, quindi ci mancherebbe. No, anche perché con la pausa alle 10 non mangio. Allora, questo martedì caldo, perché farà forse più caldo di ieri, raga. Io mi sono già preparato, ho abbassato le tapparelle per quando, tanto la casa si è rinfrescata, per quando uscirà il sole. Io tornerò a casa verso le 3:30 perché vado a fare la spesa, raga. Come esco vado a fare la spesa da Aldi, mi porto il bigliettino, mi devo ricordare che della lista. Parlo piano per ovvi motivi, raga. Comunque ieri c'era caldo, ma come sono arrivate, sono andato a letto, erano le 10 così. C'era già un'aria bella freschetta, ho fatto una dormita bellissima, anche se alla sveglia l'avrei buttata dalla finestra. No, però non posso perché è il telefono che suona, quindi meglio di no, raga. Allora, sì, noi ci sentiamo dopo il lavoro. Niente, poi genererò uno svuota spesa perché ho un po' di roba da comprare. Do un'occhiata ancora in giro se mi serve qualcosa. Io stamattina ho fatto colazione col porridge, quello di avena, di fiocchi d'avena, però ci ho aggiunto ieri semi di chia e me l'hanno consigliato e mamma che buono. Buono veramente, cambia un po' il gusto, cioè nel senso lo migliora, migliora del porridge. Buono, buono, lo farò spesso. E niente, sì, mi butto in doccia, raga, sono le 5 meno 10, ho ancora tempo e niente di grave. Va bene, dai, andiamo a affrontare sta giornata. Oggi non so che banco preparerò, se dei salumi, formaggi, della carne. Posso fare volentieri quello della carne di nuovo, vediamo cosa mi dicono. Sono pronto a tutto. Niente, dicevo sì che oggi farà una calda giornata più di ieri, però da domani, raga, 3 giorni almeno, così dice dei temporali. Il problema, cioè il problema, non, se non farei temporali comunque l'aria sarà umida, quindi 3 giorni di quell'aria che odio, raga, non mi piace. L'umidità, l'afa, però ci prendiamo tutto quello che viene. Ho visto così per una curiosità che il lago di Garda, visto le piogge del nord Italia dei giorni scorsi fortissime, è dal 77, cioè l'anno in cui sono nato io, che non era così alto, il lago di Garda parlo, quindi potrebbe, c'è una parola specifica per i fiumi, non è come i laghi, mi sembra esondare, però c'è una parola, esondano i fiumi forse, c'è una parola specifica per i laghi, comunque potrebbe uscire. Insomma, il lago di Garda potrebbe dare problemi e adesso poi vado a vedere. L'ho letto ieri sera, dal 77, pensate, 47 anni che non era così. Mamma mia. Va bene. Vi mando un bacio e ci sentiamo. Non so se oggi facciamo una passeggiata insieme, vediamo, vediamo. Se no ci vediamo direttamente alle 3, insomma. Magari dopo, no, magari prima di fare la spesa da Aldi, tipo. Ecco. Ci sentiamo dopo, un bacione. E c'è la luna ancora. Raga, io ho piantato 2 esternuti. Adesso me ne arriverà un terzo, sicuro. Comunque ci sono 13 gradi. Dicevo, ci sono 13 gradi. E oggi andremo a 29. Per quello vi dico che si dorme abbastanza bene. Cioè, quasi sempre bene, volevo dire. Dormire con 13 gradi in piena estate, raga. Sì, e poi quando uscirò oggi ci sarà un caldo pazzesco. Quindi
quindi a fare la spesa sarà molto divertente. Bella sensazione però questa arietta. Io sono un poco raffreddato, ma voi lo sapete già, tutto l'anno praticamente io ho questo naso che va giù. Ci sono uscito un attimo prima, perché voi direte esci sempre alle 5.15, sì, però ero lì a buttare l'immondizia, quindi ci ho perso un po' di tempo, sono uscito 5 minuti prima. Ok, dai, ci sentiamo stasera, raga, che bel cielo però. Ah, volevo dirvi che intanto il dolore al ginocchio, facendo gli scongiuri, mi è passato. Speriamo che era una cosa passeggera, che ieri mi lamentavo. E nulla, intanto qua vedo il Festival dei Fiumi. Wow, qua è che sta? A fine luglio, un fine settimana, Festival dei Fiumi. Qua. Chissà che cos'è. Speriamo sia una bella festa che ci possiamo andare. Mi ispira il nome. Va bene. Arrivo alla fermata del bus. Ciao Aldi, ci vediamo dopo. Ora ci penso un po', se faccio la spesa a Kaufland o ad Aldi. Adesso vedo. Mi sa che ci sta che la faccio dove lavoro io, eh. Vediamo, vediamo un po', ci sono belle offerte. Eccomi. Raga, come... cosa ho detto prima, che forse facevo la spesa dove lavoro io? La faccio perché mi hanno caricato la carta, quindi ho 37 euro da spendere. Assolutamente la faccio dove lavoro io, mi prendo, tanto se prendo l'autobus dopo, comunque stando qui mi perdevo comunque tempo, quindi spesa al Kaufland oggi. Ciao raghi, allora non è notte ma sono le 3:30, io sono arrivato in casa in questo momento, quindi non è neanche tardissimo, ho già fatto la spesa raga. È buio perché ovviamente ho chiuso tutto, ma c'è un fresco, una parola grossa, si sta molto meglio che fuori ci sono 30 gradi tondi con tondi, col sole che batte tutta la mia casa, quindi, raga, in questo momento sono un po' al buio, ma lasciamo così, quando stasera, chissà quando, chissà come, rinfrescherà, apro tutto, perché si sta troppo bene. Allora, ho fatto anche la spesa, vi dicevo, finalmente sono a casa, ho preso la roba da lavoro, me la rimetterò giovedì mattina, adesso super relax raga, ho fatto la spesa, due bustoni, vi faccio vedere tutto, poi ovviamente faccio uno svuoto a spesa a parte, e poi raga una novità, ero lì che giravo nel mio supermercato, quando all'improvviso ho detto vado a vedere i gelati, magari c'è quel famoso gelato Nutella, quindi giro di qua, giro di là, non c'era. Poi apro un frigo dove c'erano i gelati praticamente sfusi, raga. Quelli con i cornetti, i magnum, sapete? E in mezzo a questa roba, forse qualcuno l'ha lasciato, penso, c'era un gelato Nutella, raga. Uno! C'era un gelato alla Nutella. Ma io non immaginavo che fosse così piccolo, quindi ho detto, ma non è quello, non è questo. So che è piccolo, ma non così. Poi lo vedrete. E praticamente ho trovato gelato Nutella, quindi con sto caldo adesso, io visto che non neanche ho pranzato, mi mangio il gelato, lo assaggio con voi, ma è un video che voi vedrete, adesso vi dico un po' la programmazione dei prossimi giorni, perché dopo questo girerò anche lo svuota spesa, che poi vedete domani. Allora, stasera martedì abbiamo il vlog del martedì, domani mercoledì vi metto lo svuota spesa, giovedì faccio un vlog del giovedì, venerdì vi metto il mukbang, chiamiamolo così, mukbang del gelato alla Nutella, anche se ormai gira da qualche settimana questo gelato, quindi magari come me avrete visto mille milioni di video di chi assaggia il gelato alla Nutella, non sarà più una sorpresa, ma per me che lo assaggio magari sì. Ecco, e sabato torneremo con un nuovo vlog del sabato sera. E poi cominceranno le mie vacanze, raga. Benissimo. Allora, scappo, vado a fare mangiare, a fare il video della Nutella, poi lo svuota spesa e ci sentiamo magari fra un paio d'ore, secondo me, dopo le 5. Un bacio.
No, raga, questa è colpa vostra, perché a furia di chiedermi di farvi vedere in mutande, mi sono dimenticato il telefono acceso mentre andavo al tablet e mi avete visto in mutande. Adesso io non so se, non posso sapere se avrò messo nel vlog quel pezzo lì. Spero di no, che mi sono fatto in tempo a toglierlo. Se l'avete visto, pazienza, sono io in mutande, non è che chissà che cosa. Mi vedete rosso perché fa caldo e soprattutto perché ho girato lo svuotaspesa e ho girato l'assaggio, video assaggio del gelato Nutella. Ok, video assaggio del gelato Nutella. Quindi ho lavorato, adesso che sono le 4 e mezza, mi butto sul letto, edito due video, li programmo, uno per giovedì e uno, no, uno per mercoledì e uno per venerdì. Poi dopo continuiamo questo vlog, metto a posto la spesa tra l'altro e mi butto a letto. Ci sentiamo più tardi. Ho fatto veloce però, sono le 4:30 e ho finito. Vi mando un bacio, speriamo che non vi siete, come si dice, imbarazzate, se non lo cancello. Quel video in mutande, mamma mia, come se fosse la prima volta. A dopo. Allora, situazione. Sono le 18 più o meno, raga. Mi sono dimenticato che io salendo su oggi ho messo la lavatrice dei tappeti, quindi è bella che è finita, devo andare giù a prenderli e stenderli. Ma però cosa ho fatto ancora? Ho tolto i tappeti dal bagno, devo dare una pulita, ho spruzzato l'antical. Ah, voi non l'avete visto, l'ho fatto un acquisto oggi, lo svuota spesa domani lo vedrete. Ho spruzzato l'antical, appunto, domani vedrete cosa ho comprato. Su tutti i sanitari, il lavandino, tutta la doccia, quindi dopo lo lascio agire un pochino, poi mi laverò tutti i sanitari, intanto mi spasso il pavimento e poi lo laverò con un'altra cosa che ho comprato ieri. Quindi è tutto mezzo spoiler per domani lo svuota spesa. Come vedete è tutto ancora chiuso, io non apro fino a che non fa fresco, si sta troppo bene raga, funziona sta cosa, ma non ho scoperto l'acqua calda, è una cosa che si fa da sempre. In quei paesi dove soprattutto fa caldissimo. Oggi qua lo è, ecco. Quindi, dopo avervi detto questo, vedete quante cose, milioni di cose faccio, il Paolino è così. Fino a poi rilassamento serale, dopo cena. A proposito, mangerò anche una cosa che non posso spoilerarvi perché la vedrete domani nello svuota spesa. Domani c'è tutto quello che sto usando oggi, praticamente. E niente, quindi adesso ho spruzzato quello. Approfitto, vado giù a prendere i tappeti. Poi mi passo il bagno, quando ho finito il bagno devo fare la videochiamata con mamma. E poi noi continuiamo il vlog. Questo vlog deve uscire fra 3 ore, raga, quindi devo anche pensare poi a editarlo, ma abbiamo ancora tempo. Voglio ancora chiacchierare un po' con voi. Domani ho la visita del dottore, ma sarà tutto un altro vlog. Domani che sono libero, solo quella, alle 10:30, poi non devo fare assolutamente niente. Vi mando un bacio, vi mando un bacio, ci sentiamo ancora tra poco. Ah, raga, continuo a dare, odiare questo pavimento bianco. Guardate come adesso non c'è un pezzettino di cosa. Sì, forse c'era uno lì. Non c'è un pezzettino di cosa, ma tra mezz'ora è pieno di roba. Un po' che viene dalla finestra, sembra sta un po' di vento. Un po' ovviamente i peli del corpo, queste cose qua. Mamma mia, comunque funziona. L'anticalcare ha fatto tutto bene, anche la rubenteria per quello che può venire pulita, guardate, lucida, lo stesso fatto in bagno, meno male. Continuo ad avere io tutto chiuso, come vi dicevo, e non ci penso proprio ad aprire, sta benissimo. Adesso scendo giù, vado a prendere i tappeti, così, una volta che ho steso, poi ho messo la roba nel bagno di nuovo, i tappeti, carrellino e roba così, finalmente posso rilassarmi, sono già le 6:16. E penso alla cena, però non ve la faccio vedere, se no vi spoilerò veramente troppo tutto lo svuota spesa di domani, ma è una cosa buonissima. Guardate, raga, sapete cosa vuol dire questa? La mia storica valigetta da viaggio quando vado via 2 giorni, no, 2 o 3 giorni. In 3 giorni forse già ci vuole l'altra, però questa qui è quella mia valigetta del weekend, chiamiamola così. È bellissima, presa tempo fa al Ingolstadt Village, che è come si chiama? Un outlet, pagato un sacco di soldi, ma era
in super offerta comunque. Insomma, bellissima la mia borsettina e andrò in vacanza. Così la tengo qui, l'ho lavata perché era giù in cantina, le ho dato una passata di straccio più che lavata. Adesso, raga, mi siedo, chiacchieriamo un attimo, concludiamo questo vlog. Questo e poi questa valigia la borsa la preparerò. Paolino impara a parlare. La preparerò nei prossimi giorni, sabato sera, domenica. Mi devo fare tutti i calcoli, cosa portare, i cambi qua e là. Ho già pensato alle magliettine, due magliettine da portarmi, pantaloncini perché farà caldo. Bello! Eccoci raga, allora, concludiamo il vlog, chiacchieriamo un attimo. Io sempre accaldato, mi sa che ho finito per oggi. Mamma mia, sono le 5 e mezza, le 6 e mezza, quindi ho finito. Scusate ma... Ho prurito, ve l'ho detto già prima, ho prurito al naso, più che altro c'è una bollicina dentro, quindi mi fa male. Tutte cose molto interessanti. Niente, adesso che arriva la sera aumenta l'umidità, quindi io penso che intorno alle 8 aprirò questa finestra perché il sole completamente va di questo lato, quindi entrerà l'arietta. Ho finito, raga, per oggi. Adesso comincia il mio relax. Il titolo perché ho scritto Parliamo seriamente? Perché, ma uno che vuole parlare seriamente riposano sempre a appannare gli occhiali quando fa caldo? Allora mi sembra un vecchietto. Allora, no, parliamo seriamente nel senso, io quando faccio, ricevo dei commenti un po' strani, e soprattutto quando faccio le live. Adesso è ora di battere. Cosa state battendo là? Non so se sentite. Comunque, quando faccio le live vengono questi stupidini a scrivere un sacco di cose, penso. Ma io ormai sono a un punto di non ritorno. Adesso vi spiego. Perché io quando mi sono aperto troppo, non troppo, parola sbagliata, mi sono aperto tantissimo con voi in questi anni. Vi dicevo tutto. Anche, infatti, sulla mia famiglia, prima nel vecchio canale vi dicevo molto molto di più. Poi ho fatto un video serio, ho detto adesso ho preso la decisione, adesso basta. Infatti della mia famiglia parlo poco, insomma, qualche volta. Prima dicevo anche tutto su di loro e su persone più vicine a me e mi sembrava che dopo alcuni commenti era arrivato il momento di smetterla e questo l'avevo fatto. Per quanto riguarda me, non smetterò perché non sarei più io se non vi raccontassi più le mie cosine, cosa faccio durante il giorno, tutto quanto. Mi sono un po' limitato le persone che tornano a me, le persone che girano intorno a me, di loro a parlare un pochino dopo quella volta. Purtroppo quel video è andato perso, ma vi raccontavo questa mia sensazione di adesso basta, proprio di basta. Mentre mi era già successo col mio amico quando all'inizio l'avevo conosciuto. Voi non l'avevate ancora visto, ne parlavo solamente, poi ho cominciato a farsi intravedere, ne parlavo di più, sono arrivati i commenti soliti sulla nostra amicizia. E allora lì avevo fatto anche un altro video, avevo detto adesso basta, non lo farò più entrare nel canale, non lo farò, non nominerò più, eccetera, eccetera, ma per salvaguardare lui, per me, non io ovviamente. Belli occhi, ma stanchini, ma sono belli. E quindi, invece, poi con lui, siccome lo amate tantissimo perché fa ridere, è inutile, è troppo simpatico, fa troppo ridere, anche se a volte mi fa girare le ball, ma nelle amicizie è normale. Ma io lo guardo in faccia e rido da solo. E quindi anche nell'ultima live l'avete visto lui. Quindi lì ero un po' tornato sui miei passi perché ho detto comunque. Poi i commenti si erano limitati. Per quanto toccano le altre persone, ci sto male perché il canale è mio, ma se parlano di altri, persone che voglio bene, mi dà fastidio. Me potete dire quello che volete. E nell'ultima live, appunto, questi tre tipi che continuavano a scrivere cose, tra l'altro insensate, non neanche italiano era, non lo so, però si capiva benissimo dove volevano parare. Mi è venuta di nuovo questa cosa di dire: ma io mi apro troppo, io parlo troppo, io. Mi espongo troppo, voi sapete anche dove abito, in qualunque momento dove sono, gente pazza qua, ma
Però, dicevo, un punto di non ritorno, penso che, cioè, non potrei più tornare indietro, nel senso io mi sono aperto tanto con voi, vi dico tutto e continuerò a dirlo su di me, le mie cose, ve le continuerò a dire. Non mi, sarebbe impossibile smettere un punto in bianco e non parlare più di me. Cosa faccio? I miei blog sono questi, è la mia vita, e quindi vi racconto tutto. Mi limiterò, come vi ho detto, nella mia famiglia. Ma oggi ho già fatto, il mio amico ormai è entrato parte della famiglia youtubiana, quando ne ha voglia lui ovviamente, ma io lo continuerò a nominare, avevo deciso di non farlo più, ma poi. Insomma, questo è raga, io sono Paolino, mi sono aperto tanto con voi, mi arriva un amore esagerato da voi, virtuale, fisico, vabbè, per le persone che ho conosciuto personalmente, sono tre solo. Ma anche di oggetti, perché mi arrivano un sacco di regalini, anche bigliettini vostri che avete scritto per me, siete andati alla posta sotto la pioggia, sotto il sole. Quindi l'amore mi arriva, poi ci sono questi tipi che ti fanno sempre un po' pensare. Non ci sto male, a volte sì, mi è capitato, sì. Mai pensato di chiudere il canale, però di fare pause sì, ho detto basta, ma perché? Ma poi c'è il vostro amore, quindi io continuo sempre. Continuo a chiacchierare e a parlare un'ora con voi che vi faccio venire mal di testa, ecco. Va bene, con la sedia scricchiolante, io così accaldato, la mia giornata è finita, devo ancora fare a mangiare, però, ma comunque è una cosa pronta, poi lo capirete. È una cosa pronta, però buona, buona. Anche se un pasto pronto è abbastanza buona, dai. Non vedo l'ora di mangiarlo, anche perché la famina si fa sentire, io lo sapete. Oggi ho solo mangiato quel piccolo wrap col pollo e assaggiato il gelato Nutella, basta. Fin dalla colazione. E un pezzettino di formaggio, che abbiamo tagliato un formaggio nuovo, ho mangiato quello. Quindi mi merito questo bel piattone di. Vedrete, vedrete, domani. Bene, quindi raga, non ce la faccio più, sono stanco, sono vecchietto, ho bisogno di ferie che stanno arrivando, darò tutto il giorno, arrivo al lago, no, comunque ieri ho guardato dei video di Lindau, tantissimi posti stupendi, posti tranquilli, io credo proprio che andrò a Bregenz, raga, perché Lindau è un'isola piccolina, ho già visto che in un giorno te la fai, anche il giro in barca, voglio fare il giro in traghetto di tutto il lago. E a Bregenz saranno 20 minuti di treno? Posso andare, sapete anche quando? Qua il giorno mercoledì. Io arrivo lunedì. Perché? Arrivo lunedì verso mezzogiorno. Poi ho tutto quella giornata lì praticamente fino a sera, perché avete visto che giornate lunghe che fa. Poi soprattutto ho il martedì dedicato all'Indau, al giro in barca, girare l'intorno. Quando lascio la stanza mercoledì mattina, che l'Indau comunque l'ho vista, mi prendo il treno, vado a Bregenz, e mi faccio un giretto lì perché è piccolina, quindi un pomeriggio, anzi nella mattinata, e primo pomeriggio prendo il treno di ritorno. Questo dovrebbe essere il mio progetto. Mi devo ricordare caricabatterie perché girerò tanto e voglio mettere subito i video come facevo a Berlino. Mamma mia, i tre video di Berlino, ma quanti erano belli che me ne sono persi per dei dirigenti. Mamma mia, quindi voglio mettere subito il video, cioè giro e poi la sera edito così non dovete aspettare 4 giorni che torno a casa. Li metto man mano, farò due video di Lindau comunque, credo. O uno di Lindau e uno di Bregenz, qualcosa del genere, ma vedrete, state sull'attenti. Ah, per le campanelline, alcuni non ricevono le notifiche, è un problema di YouTube da sempre. Cosa vi consiglio di fare? Se proprio vi serve la notifica, togliete la campanellina dal mio canale. Dopo la rimettete, poi lasciate 2-3 minuti, 5 minuti, poi la rimettete, dovrebbe poi funzionare. Fatelo ogni settimana, insomma, togliete la campanellina, aspettate un paio di minuti, ma anche se fosse mezz'ora, un'ora, la rimettete, dovrebbe funzionare poi tutto, non lo so. Bene, dopo avervi detto questo, tutto questo per dirvi che io non cambierò mai, mi limiterò, ma l'ho già fatto, a dirvi certe cose, ma non per voi, che riguardano le persone a me care, io continuerò ad aprirmi con voi e vediamo così. E viviamo così. Bene, raga, vi mando un bacione, vado a magnà.
Ci sentiamo domani sera, mi raccomando, con lo svuota spesa. Giovedì con un nuovo vlog, venerdì col gelato alla Nutella e sabato gran finale di settimana con un super vlog. E poi, alleluia, riposo. Vi voglio bene, mi metto gli occhiali. Vi mando un bacio, un abbraccio, un like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Tutti i miei link sono qua sotto, vi ricordo le magliettine da calcio, provate a darci un'occhiata. Mi sembra di rompervi dicendo queste cose, ma mi hanno chiesto la collaborazione e l'ho fatta molto volentieri. Tutti i link, se camminate, scaricate l'app. Se avete Android, ho scoperto che per iPhone non c'è. Se avete Android, Paolo, scaricate l'app qua sotto, così ci teniamo in contatto e ci scambiamo le monete e i passi per l'applicazione. Quando 3, 4, 5 mesi raggiungete 19.000 monete, vi prendete 10 euro di buono Amazon o quello che volete, a Zalando, c'è un sacco di roba. Bene, oggi stanno martellando qua fuori, non ho idea di cosa stanno facendo. Vi voglio bene, alla prossima, a domani, ciao ciao, zoom zoom!